eccoci qui con un'altra puntata di Pokémon. Oggi, ragazzi, andremo al Lago Riva, dove c'è il bordello con quelli del team de Milan, e cercheremo di far evolvere l'ultimo Pokémon che manca per di far evolvere il nostro Staravia. Pikachu rimane, Graveler non si può evolvere, Stellina ci vuole la pietra idrica. Quindi niente, ragazzi, andiamo al Lago Riva, andiamo a sfidare il team de Milan. E poi, boh, se c'è qualcos'altro da fare lo possiamo pure fare. Allora, dobbiamo andare giù di qua, abbiamo detto, per il team de Milan. Beh, questi qua penso di averli già battuti, comunque, sì, in teoria sì, li ho già battuti. Questo di qua, questo di qua, questo si va sotto di qua. E credo di averli già... Boh, vabbè, mi sembrava che ci fosse un allenatore in giro, allora eri tu. Sì. Allora, vediamo Hunter. Hunter è livello 23. Infernape li fa malissimo. Perché li fa malissimo. Doppio di livello. Grandissimo. Infernape ormai è diventato. Cioè, sono forti i miei Pokémon. Ormai sono diventati belli forti. Quindi non siamo ai livelli della Lega. Però siamo lì. Magari altri 10 livelli così e possiamo andare a competere alla Lega. Che palle sti allenatori. Per far crescere la mia collezione, cerco di sfidare allenatori più forti di me. È così che fanno i cerca Pokémon. Ok. Allora mi manda Roselia. Quindi Infernape, come si chiama, li fa malissimo. Sto beccando tutti allenatori comunque tranquilli. Infernape, Roselia, diamo un altro ruotafuoco bello ignorante. E come ultimo, chi è che è? Ah, un altro Roselia, andiamo con un altro ruotafuoco. Easy, proprio ragazzi. Proprio easy. Ok, perfetto, andiamo giù, vediamo se ci siamo arrivati finalmente. Sì, ho... Allora, qua a sinistra, appena riusciamo a uscire dall'erba, Girafaring ce l'ho, dovremmo riuscire ad arrivare lì, dove l'altra volta la strada era chiusa, adesso la dovrebbero aver aperta. Infatti, se andiamo qua, è aperta, se i Pokémon ci fanno andare. Geodude, non mi servi, cioè, ho un Graveler. Ok, allora andiamo qua dentro. Andiamo e troviamo il team de Milan. Vediamo cosa vuole. Prossima fermata o la coverità? Il segno di civiltà più vicino è quella della sottospecie di città chiamata Due Foglie. Potremo proseguire incontrastati. Ok. Magikarp, poveretto. Ma che ci sono i Magikarp in giro? È quasi sfida. Unite a Magikarp e sguazzare nella mano. Vieni. Tu hai Magikarp, vieni che ti aspetto. Allora, Glameon a me non mi fa paura. Con ruotafuoco li facciamo malissimo. Sono belli alticelli, come livelli, però non mi fanno paura. Come secondo Pokémon, vai Fortunello. Volevo usare Staravia, voglio fare evolvere, però non ha senso comunque. Allora, il nostro Venusaura appena evoluto, fresco di evoluzione, non gli fa nulla. Beh, ah sì, perché è vero, è acqua buio. Facciamo con solo raggio. Sbigo attacco. No, ci ha confuso, ma che cavolo. Dai Fortunello, grande Fortunello, dai che lo sciotti malissimo. Grande Fortunello number one. Che forte! Grazie. Ti ho sottovalutato e ho pagato cara la mia arroganza. Ma tu sei in ritardo. Il Team Galassia ha già trovato l'isola sommersa dal lago. E del Pokémon che si trova lì, cosa pensi? È che adesso lo prendiamo. Allora, dobbiamo andare di qua. Di qua. Sì, ok. Dai, oh zio. Facciamo esplodere la bomba galattica. Sarà uno scoppio fenomenale. Va bene.
Aspetto, scoppio fenomenale. Allora, Golbat, ti voglio vedere un attimo se io metto sta rabbia avanti, tanto non penso che le manchi, no, è a metà, quindi dai, facciamo valvare anche a sta rabbia. Allora, attacco d'ala, buona, aerosolio ci fa malissimo, attacco d'ala, ottimo. Ok, uno è andato. Il secondo è quello di prima, buio. Però io ci vado ignorante con l'attacco d'ala e li facciamo malissimo, lo sapevo io. Dai sta rabbia, dai, dai che si evolve quasi sta rabbia. Quindi mettiamo sta rabbia davanti, almeno si evolve pure lui. Ok. Poi una bella, 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 bella pozione a uno. Pozione, no. Pozione a... E che cavolo, pozione a 2 e dai, andiamo. Ok, andiamo giù. Chi c'è questo qua? Va buono. Ah, lì la grotta, siamo arrivati, eh. Ti punirà invece del nostro capo per aver osato sfidare il Team Galassia. Dai, che mi fai evolvere pure sta radio, dai, mi fai pure un favore, mi fai. Allora, Croagunk. Però abbiamo scoperto che attacco d'ala fa malissimo, quindi mi faccio malissimo. E Staradia si evolve. Sì, finalmente. Allora, come secondo Duxtok. Però si guarda un Pokémon inutili. Bravissimo Staradia. E come terzo Beautifly. Beautifly, andiamo con attacco d'ala. Ok, perfetto così, ragazzi. Grrr. Sì, Staravia si evolve, ce l'abbiamo fatta, finalmente, che brutto, diventa Staraptor. Agilità? No, non mi interessa, ok. Qua ce n'è un altro di questi qua scemi. Cosa vuoi cercare? Sei ancora tu fra quelli che abbiamo convinto a stare di guardia all'entrata? Beh, poco importa chi sei tu, soprattutto a questo punto, le cose stanno facendo davvero divertenti. Tutti i Pokémon leggendari verranno portati alla nostra sede a Rurepoli. Ok, eccolo qua. Oscè, la missione procede senza intoppi. Il capo dovrebbe essere soddisfatto. Tutto per tutti e per il bene del Team Galassia. Conosco quegli occhi. Non sei tu che hai assaltato l'edificio del Team Galassia Evopoli? Uff, Giovia dovrebbe vergognarsi di essere stata battuta da te, Poppatti. Ma chiunque si opponga al Team Galassia deve essere annientato. Non verrà tollerato, tolle, sei vabbè. Tollerata neanche la minima opposizione. Questo chi è? Mart? No, boh. Saturno. Allora, Kadabra. Kadabra. Facciamo così con Kadabra. Ok. Cambia Pokémon. Brozzo lo distruggiamo con Infernape. Infernape, come cavolo si chiama? Ok. Rifacciamo un bel Zuffa. Meno lo distruggiamo del tutto, ottimo. Ferro scudo non ci fa nulla e ruota fuoco. Ok. Prossima scelta, cos'è l'evoluzione? Cambia Pokémon. Vediamo con Gravel un attimo quanto, se Gravel fa bene. 37. Andiamo con Manitudo. Un Tortoise Manitudo. Ah, abbastanza, super efficace, buona. E terremoto. Terremoto. Bravo Gravel. Devo trovare qualche modo per far evolvere in Golem. Non so come fare, però magari qualche modo lo troviamo. Oh no, neanch'io. Come comandante sono riuscito a guadagnare tempo, ma va bene così. Non riuscirai mai ad arrestare il corso del tempo. Il Team Galassia catturerà i tre Pokémon leggendari dei laghi. Con il loro potere creeremo un universo completamente nuovo. Ormai Nantia dovrebbe già aver catturato il Pokémon del Lago Verità. Ok, qua c'è quella. Come non c'è? Ah, è vero, questo qua è l'ultimo. Ok, qua abbiamo fatto. Adesso dovremo andare in teoria all'altro. E vabbè, prima dobbiamo uscire da qua, per forza. Dobbiamo andare agli altri due laghi.
Quindi facciamo così. Andiamo qua. Qua, ok, qua c'è il secondo lago a sabbia fine. Parà, 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 parà. Ok, curiamoci, andiamo al secondo lago a dare una mano a ragazzo, non a quel biondo, a quell'altro, perché il biondo è all'altro lago ancora, quello a nord, che quello lo faremo la prossima puntata perché è lunghissimo. Arrivare fino a lì è un bordello. Quindi oggi faccio i due laghi e poi domani in caso facciamo l'altro. Cioè domani è martedì, facciamo l'altro. Allora, il secondo lago è qua. Sì, ok. Ok, è qua il secondo lago, sì. Riva Verità, perfetto. Andiamo a rompere le scatole anche di qua. Oh, oh, bro, che tempismo. Questi pazzi che ti incalassa sono alla ricerca del Pokémon leggendario. Aiutaci. Devi aiutare Lucas. E lo sta Lucas. Come osate? Siete proprio malvagi. Lucas ha bisogno del tuo aiuto. Ho capito. Ti daremo una bella lezione. Scusa, ma dobbiamo fare il nostro dovere. Per portare la pace del mondo dobbiamo controllarlo. Vai, vai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Allora, Glaveo e Silo. Anche con loro possiamo stare tranquilli. Allora, noi li facciamo fare attacco d'ala. Noi li facciamo fare frustata. Però non so se frustata gli fa male. A lui sì. A Grameo non lo so se frustata gli fa male. Ma non sa che non gli fa nulla. E la faccio a Luca. Qualcosa glielo facciamo. Buona, buona. Ok, Golbat e basta. Ok, attacco d'ala. Easy. Perfetto, foglie lama. No, aerosolio fa malissimo, però. Ok, attacco d'ala. Foglie lama. Bella. E l'ultimo. Attacco d'ala, foglie lama. Boom. Ok, perfetto così. Ah, ci mancano ancora due medaglie. Però dopo di questo penso che ci dovrebbe aprire, ci aprono la... come si chiama? Per andare a Canalipoli, perché dopo mi sa che devo andare a Canalipoli. E poi l'ultima, sì, l'ottava medaglia è sopra, 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 sopra. Invece a Canalipoli c'è la settima, che c'è anche se non sbaglio il centro commerciale dove possiamo far evolvere a Stadio. Allora, qua invece facciamo un bell'attacco rapido. E foglie lama. Ok, quindi attacco d'ala e foglie lama. Ok, poi beh, lui ci attacca, ci fa questa cosa. Attacco d'ala su lui e foglie lama su Glameon. Perfetto. Perfetto. Fascino, tanto non si innamorano di me, cioè di te. Allora, lui e foglie lama. Qua dobbiamo aver vinto, uno è andato. Foglie lama sul secondo. Mamma mia. E si va a comandare, ragazzi. La mia mente sta scoppiando. Ok, eccoli qua. Quella faccia, che brutti ricordi. Parlo dell'impianto. Ho avuto parecchi guai per quel piccolo incidente. Perché fai quella faccia? Ti ricordi di me, vero? E vabbè, ti dirò di nuovo chi sono. Io sono Nathan, comandante Tingalasse. Allora che c'è? Siete qui per salvare qualcuno? Non avete alcuna possibilità, neanche minima, vi batteremo. Minchia, da solo contro due. Easy. Ah, ok, da solo contro di me. Chiaro, paura. Ha mandato Golbat, ho paura, eh. Golbat, ragazzi, fa brutto, soprattutto a livello 37. Scusa, non volevo, Marte, veramente non volevo. Ok, il primo è andato. Come secondo chi usa? Broso continua a lottare. No, però mi conviene, sì, mi conviene usare lui. Ok, estrasenso, perché lui comunque è un... La faccio, vuotafuoco.
Ottimo. E il terzo chi è? Pluppi. Ah, il gattone, gattone zuffa, il gattone, lo caffuggiamo benissimo, mamma mia. Mamma mia, abbiamo vinto ragazzi. 43 per Stanier, 42, ottimo. Ciao, ho perso di nuovo, prima l'impianto, ora il lago, era tutto colpa tua, cioè non dovrebbe succedere al comandante Tingalasa, calmati Nathan, io ho fatto la parte mia e la mia missione era quella di portare il Pokémon del lago alla nostra sede, esatto, ho compiuto la mia missione senza alcun problema. Compagni, andiamo! Ok, grazie però di Saturno Lagoa, passo una grotta. Ok, non è il compasso, anche se mi ci è andata proprio bene, è stato facile sorprendere, così abbiamo catturato un'esperienza delle emozioni. Ok, ora che l'abbiamo tutti potrei vedere quali sono i piani del team. Capisco, questo è successo anche al Lago Valore. Un altro Pokémon leggendario è stato portato via dal Team Galassia. Avete entrambi affrontato dei veri e propri criminali. Il fatto che ne siate usciti illesi è buono. Ma che ne è del Lago Aguzia? Chicco non sarà in pericolo? Eh sì, ma Chicco è lontanissimo. E Chicco si attacca. Andiamo alla prossima. Anche perché prima di andare lì io preferirei prendere la settima medaglia. Quindi oggi ragazzi andiamo a Canalipoli. E poi mercoledì ci facciamo la settima palestra. Ci facciamo tutto il tragitto fino al lago lì, al lago Coso. Perfetto. E niente, ragazzi, ci salutiamo qui. Ci vediamo giovedì dove ci facciamo il... Mamma mia. Solo a pensarci, ragazzi. Entriamo nel Monte Argento, Monte Corona. Andiamo tutta a nord, ci facciamo tutto questo pezzo e... Andiamo in riva a Guzia dove c'è il Chicco che sta sfidando il coso. Poi faremo la settima palestra di Nevepoli. E niente ragazzi, un salutone dal vostro FefeGamer87. Ci vediamo mercoledì. Bella!